E la prima domanda, appunto, che è un avvocato stabilito, la prima domanda che vorrei fare, appunto, a Marica riguarda la Costituzione, riguarda la libertà di professare liberamente il culto, quindi la propria religione, se appunto nella Costituzione troviamo un articolo preciso oppure se ne parla in generale riguardo alla libertà di culto oppure se non se ne parla. Nella Costituzione italiana abbiamo due articoli fondamentalmente che parlano della religione, che sono il 7 e l'8. L'articolo 7 parla della divisione tra Stato e Chiesa e l'articolo 8 parla della parità delle religioni all'interno appunto della vita costituzionale e istituzionale italiana. Non c'è nessun principio che parli di laicità dello Stato, ma è un principio cardine della Costituzione che è stato però formato dalla giurisprudenza fondamentalmente. Quindi è uno dei principali principi su cui si posa tutta l'istituzione italiana, che però è stato inserito dopo sicuramente i patti lateranensi e con l'intervento soprattutto delle convenzioni internazionali, che quindi l'hanno fatto diventare un elemento cardine, tale per cui l'Italia non può più avere dei metodi o dei collegamenti preferenziali con una religione piuttosto che un'altra. A differenza che in altri stati europei, anzi comunque occidentali come la Francia o anche gli Stati Uniti d'America, non abbiamo un principio di laicità cosiddetto liberale, ma abbiamo un principio di laicità equalitario, ovvero se in Francia c'è un distacco completo delle istituzioni dalla religione e quindi dall'elemento personale del culto, in Italia c'è stata invece la scelta di utilizzare una chiave di lettura differente e quindi c'è un rapporto con la religione unico per ogni tipo di religione con la quale l'istituzione va a confrontarsi. Quindi ci sono delle convenzioni tra lo Stato e la religione cattolica, tra lo Stato e la religione buddista, non c'è tra lo Stato e la religione islamica, perché non abbiamo un esponente della religione islamica che sia unico per tutto il mondo islamico, con il quale l'Italia quindi possa intrattenere o confermare delle convenzioni, ma in ogni caso appunto c'è una visione più personalista del principio di laicità. Lei che origine ha? Io sono nata nel Soviet Union. Sei stata obbligata a portare il velo o è stata una tua scelta? Ma non si può dire obbligata perché non avevo qualcuno che mi poteva obbligare, perché nel momento che io ho cominciato a portare ero divorziata e io non ho qui padre, né madre, né genitori, ero veramente da sola. A proposito di lavoro, lei lavora? Io dopo tanti anni che non trovavo più come sarta che una volta facevo, anche abbastanza nei posti Quindi belli. ha inciso il velo sul suo Sì, lavoro? molto. Ha inciso molto il velo. E vedi il velo della donna nel mondo del lavoro? Una donna può essere licenziata perché porta il velo? Dipende da dove può trovare il lavoro. C'è le persone che accettano che la donna mette il velo e c'è chi non mette. Quindi stai dicendo che c'è gente che non accetta che una donna porti il velo? La questione lavorativa, si sono verificati, diciamo, recentemente dei casi di ragazzi o anche donne che si sono presentate con il proprio curriculum in determinati posti di lavoro e le loro richieste di poter appunto lavorare sono state, diciamo, rifiutate. Si sono sollevati anche dei casi a Striscia la Notizia o altri casi differenti, magari anche meno nominati e citati. Quindi la mia domanda è se esiste in ambito lavorativo cioè se il fatto di avere il velo in ambito lavorativo può essere un ostacolo e se può essere invece per i datori di lavoro una possibile causa per un licenziamento oppure addirittura non essere assunti, diciamo. Allora, non esiste una legislazione che dia la possibilità al datore di lavoro di scegliere come debba essere vestita fondamentalmente la persona che assume. Però è vero che se non può essere licenziato nessuno perché porta il velo, il datore di lavoro può fondamentalmente liberamente scegliere chi non assumere, non essendo un'istituzione. È chiaro che qualora emergesse che però il discrimine è stato la religione,
allora in questo caso si potrebbe fare una causa per appunto la violazione del diritto di parità e la violazione del diritto di uguaglianza della religione, come se un datore di lavoro allo stesso modo discriminasse tra uomo e donna. Cioè, quindi non essere assunti perché si è donna, non essere assunti perché si porta il velo, a livello legislativo sono la stessa cosa. È chiaro che a livello pratico risulta più complicato provare che la mancata assunzione sia dovuta alla religione o al vestiario rispetto che provare che il licenziamento sia dovuto alla religione o al vestiario o al sesso. L'essere donna, l'essere mamma, ad esempio, spesso porta ad essere licenziate. E in quel caso è più facile dimostrarlo, per quanto riguarda le assunzioni è un pochino più difficile dimostrarlo, proprio perché c'è la libertà da parte del datore di lavoro di scegliere le proprie collaboratrici che collabora. Innanzitutto, che cos'è per te il velo? Il velo è un segno di purezza, che ci distingue dagli altri. Ho capito, dagli altri chi? Dagli altri dai paesi occidentali. Ho capito. Tu non porti il velo, è stata una tua scelta o sei stata obbligata a non portarlo? Scelta liberissima, i miei sono entrambi praticanti, ma non mi obbligano assolutamente a indossare il velo. Come giustifichi il fatto che le persone oggi credono che le ragazze musulmane siano obbligate a indossare il velo? Dall'ignoranza, solo ignoranza, perché non conoscono appieno la nostra religione e vogliono imporre cose che non sono vere e quindi la diffondono al mondo. Il velo sul mondo del lavoro ha la sua influenza? Sì, sì. Perché ho notato anche da esperienze di amiche vicine che se una porta il velo ha meno probabilità di trovare lavoro, meno probabilità di essere accettata dagli altri. Per quanto riguarda invece la legislazione italiana, ci sono delle disposizioni specifiche sul velo islamico? La legislazione italiana non ha nessuna disposizione sul velo islamico. Dovrebbe, perché ogni volta ci troviamo di fronte a sindaci che fanno ordinanze creative per vietare il velo in toto o portato in determinati modi, quindi dal burqa al niqab, non ci sono legislazioni specifiche e vengono spesso utilizzate con allegre analogie, quindi tirando diciamo le trame della legge, due disposizioni principali, che sono fondamentalmente l'articolo 85 del vecchio testo unico della pubblica sicurezza e l'articolo 5 del testo unico del 77. In questo caso ci troviamo di fronte, per quanto riguarda l'articolo 85, a una legge che parla di maschere, quindi sono vietate, l'articolo dice è vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Quindi quando un sindaco utilizza questo articolo per vietare il velo, compie un'analogia molto azzardata, perché va a paragonare una maschera con il velo, che invece appunto è un elemento di culto, un elemento religioso. E per quanto riguarda invece l'articolo 5 della legge del 1975, si va a fare un'equivalenza tra i caschi o comunque elementi che servano a non farsi riconoscere e al velo. In questo caso quindi si dice che è vietato l'uso di caschi protettivi o di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona nei luoghi pubblici, il che vuol dire che ad esempio il chador può essere portato perché non creerebbe nessuna difficoltà al riconoscimento, mentre appunto sempre il burqa e il niqab potrebbero essere vietati, ma anche in questo caso la finalità è l'elemento discriminante. Cioè nel divieto dell'articolo 5 il casco protettivo o l'elemento che copre il viso è utilizzato al fine di non farsi riconoscere. Andare a sostenere che il velo venga utilizzato al fine di non farsi riconoscere è sempre un azzardo. In questo caso però ci troviamo di fronte a una necessità di pubblica sicurezza e quindi il metodo attraverso il quale si può aggirare questo ostacolo è quello di imporre, come in effetti è imposto, lo scoprire il video, lo mostrare il proprio viso all'autorità di pubblica sicurezza qualora venga richiesto per rendersi riconoscibili.
È chiaro che questa legge del 75 è stata creata in un momento di forte terrorismo nazionale in Italia, quindi avevamo i brigatisti tra il 75 e gli anni 90, abbiamo avuto i brigatisti che utilizzavano i passamontagna e i caschi per non farsi riconoscere. Questo, con i problemi di pubblica sicurezza degli ultimi 10 anni, ha degli elementi di connessione molto difficili da riscontrare, perché è chiaro che il niqab o il burqa non servano a nascondere per forza un terrorista, ma è anche chiaro che se nel periodo brigatista si combatteva il terrorismo attraverso il pentitismo, nel periodo in cui stiamo vivendo adesso, quindi dove l'elemento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica è legato al terrorismo di matrice fondamentalmente islamica, anche se poi sappiamo che non c'è una matrice religiosa, però comunque di fondo la radice geografica è quella, quindi ci troviamo di fronte a delle persone che più delle volte sono kamikaze, quindi vuol dire che non potremo mai pensare di combattere questo tipo di terrorismo attraverso il pentitismo, perché se di solito chi parlava era una persona che aveva commesso degli atti terroristici, oggi ci troviamo di fronte al fatto che chi commette l'atto terroristico muore nell'atto terroristico. Quindi pensare di poter chiedere di svelamento del viso e in questo modo aggirare i problemi di pubblica sicurezza è molto complicato da giustificare. Ma non si è stato imposto dai tuoi genitori di portare il velo? No. Hai mai avuto problemi, difficoltà nel portare hijab? Qui in Italia, cioè sì. Fortunatamente nell'ambito scolastico no, magari qualche volta per strada sì, ci sono stati a volte dei problemi con delle persone che purtroppo... Le è mai capitato di essere giudicata negativamente perché porta il velo a lavoro o a scuola, se ha frequentato la scuola in Italia? Sì, allora, giudicata purtroppo sì, perché ti giudicano senza conoscerti. Innanzitutto si presenti, chi è lei, che lavoro fa? Pronto. Mi chiamo Sumaglia Abdelkader e attualmente sono consigliera comunale a Milano. Ok, volevamo chiederle che cos'è per lei il velo? Beh, per me il velo, in realtà dovrebbe essere così per tutte, è un atto di fede, un atto di devozione nei confronti di Dio, che chiede alle donne, il capo, è un abbigliamento modesto e casto, e quindi lo faccio come atto d'amore, di fede nei confronti di Dio. Ok, il velo ha influenza sul suo lavoro, che come ha detto prima è consigliere comunale? Beh, sicuramente porta le persone a chiedersi, a farsi delle domande, per esempio cosa si intende per laicità, se uno spazio pubblico prevede o meno un cosiddetto simbolo religioso. In realtà il velo non è un simbolo religioso, quindi non si può considerare tale, è una scelta personale di una donna che vuole praticare la propria fede. Certo che la musulmana che porta il velo, sono fermamente convinta anche che non può essere imposto, che ogni donna deve essere libera di fare il proprio percorso spirituale. Con questo noi abbiamo finito, chiudiamo qui la nostra intervista e ringraziamo a nome di Informasi l'avvocato Marika Pisano. E se vuole lasciarci un saluto agli amici a casa che ci stanno seguendo. Sì, saluto tutti e cito una frase che amo in modo particolare, che è viviamo tutti sotto lo stesso cielo, abbiamo solo differenti orizzonti.